media? Un libro al giorno, quasi 70 anni di vita e montagne di libri letti, per passione e soprattutto per mestiere. Eh sì, perché sin da bambino la storia è il suo destino. Il suo primo ricordo d'infanzia non è un giocattolino qualunque, è il referendum del 2 giugno 46. Ha 4 anni e accompagna mamma e papà a scegliere tra monarchia e repubblica. Da quel giorno la sua storia è la storia di un paese che cambia. Dalla rigida scuola anni 50 ai palchi dei comizi nelle piazze primaverili, dai dibattiti alla radio all'università di scienze politiche, con quello scoprirsi di sinistra che sì, oggi lo ammette, era una questione di stile, un mix irresistibile di modernità ed eleganza. È l'ora del 68, della scoperta che le idee contano e che il futuro si costruisce solo conoscendo il passato. Poi gli anni passano, arrivano il revisionismo storico, le cattedre accademiche, gli articoli in prima pagina del Corriere della Sera. Molte delle sue idee sono cambiate. Impossibile dirsi ancora di sinistra, impossibile dirsi conservatori. Ama definirsi un polemista non togato, uno che non ha fatto ricorso ai lifting della memoria dei Volta Gabbana Nostrani, uno che ha cercato le ragioni dei suoi e dei nostri cambiamenti, perché niente, ha detto, ci cambia più del passare degli anni. Ernesto Galli della Loggia, intanto grazie di averci aperto. Grazie a voi. Casa o studio? Studio, oggi studio, è stata però per parecchio tempo anche la mia casa, poi dopo che mi sono sposato è diventato uno studio. Quindi questa è la sua zona, il suo territorio? Sì, questa è la mia tana, come la dice tana. Qualcuno. Che libri ci sono in questa prima stanza? In questa stanza sono tutti libri che parlano dell'Italia, storia d'Italia. Sul paesaggio italiano, sul rapporto tra l'Italia e gli stranieri, viaggi in Italia per esempio. E non c'è la letteratura italiana che invece è in un'altra stanza. Che dopo forse, la vediamo. Però una domanda gliela devo fare subito. Sì. Lassù in cima, nell'ultimo scaffale, c'è tutta la storia della televisione italiana. Sì, c'è qualcosa, sì, sono vari libri che quello, parlano della televisione italiana. Poi ci sono dei libri che parlano della storia dell'istruzione in Italia. Ahimè, chissà se era stato proprio giusto metterla vicino, insomma. E, sì, ha visto benissimo. Ho colto una nota sarcastica tra istruzione e televisione. Ma voi siete rappresentanti di una rete televisiva che si occupa di cultura, quindi siete dei benemeriti, siete più che degni di stare lì accanto. Molti vostri colleghi di altri canali forse meno. Però comunque, insomma, il fatto che l'abbia messa è significativo del fatto che penso che la televisione ha avuto un ruolo molto importante. Una volta ho letto che lei ha detto che l'immaginario italiano è un immaginario di tipo visuale, visivo, sì. Tanto che noi abbiamo una grande tradizione pittorica, iconica, e quindi in realtà il cinema e la televisione sono noi non abbiamo avuto una sorta di proseguo di questo. Non abbiamo avuto un romanzo popolare, però abbiamo avuto il cinema popolare. Insomma, il nostro romanzo popolare è il cinema. In quegli anni, parlo proprio subito dopo il 1960, ci sono stati 4, 5, 6 film, a parte quelli appunto epici, Roma città aperta, così. Però poi questo filone si è stato ripreso all'inizio degli anni 60, quando noi eravamo, ci affacciavamo, diciamo così, all'età adulta, e quindi questi film ci hanno, a modo loro, spiegato la resistenza e fatto capire cos'era, insomma, un po' a modo loro, ma insomma, chiaro. Magari in forma un po' epica. Un po' epica. Libri di cinema ne ha? Libri di cinema? Bella domanda. Sì, libri di cinema ce ne sono, dunque ci sono. Dei libri del cinema durante il fascismo. Stanno da qualche parte qui intorno, non so se riusciamo a vederli. Se li vedo poi glieli segnalo. Sì, a proposito della cultura durante il fascismo,
più o meno da queste parti, direi. Qui ci sono gli scienziati del Duce, ci sono i libri di Emilio Gentile. Il popolo bambino. Mi abbasso. Allora, il giovane di Mussolini, la guerra di Mussolini. Insomma, ce ne sono, sicuramente ce ne sono, adesso naturalmente che li cerchiamo non li troviamo. Lei ha un ordine tutto suo? O perde le come cose? Come tutti quelli che hanno un ordine tutto loro, naturalmente è un disordine, è il disordine a cui io sono abituato, però teoricamente dovrei esserci abituato, come si vede però in questo momento, poi ci sono dei tragici crolli. Senta, com'è che spunta una bandierina lassù, da americana, da quei libri di storia d'Italia? Perché io, come è noto, sono un filo americano. Naturalmente si può essere filo americano in molti sensi, adesso non stiamo che a spiegare tipo di filo quali. Americano? Ma penso che il mondo è più abitabile se ci sono gli Stati Uniti. Mi sembra che via via che gli Stati Uniti arretrano, diminuisce la loro presenza, aumenta sempre più la presenza di cose inquietanti e non buone, quindi sarebbe meglio che ci fossero, insomma, spero che continuino ad esserci. Senta, voltando, mentre cercavo il cinema, in realtà ho trovato Matteotti, un italiano diverso, se non sbaglio questa era... Questa è tutta una serie di... Prego, sono tutti libri dedicati a Matteotti. Era lei che aveva detto in un'intervista che questa biografia di Giampaolo Romanato era fatta molto bene, scopriva un volto di Matteotti diverso. Sì, è vero. Scopri il volto di un Matteotti, innanzitutto la famiglia di Matteotti. Matteotti era di una famiglia molto ricca, ricchissima direi, che praticava l'usura, per cui Matteotti fu molto impegnato all'inizio della sua carriera politica in polemiche continue con la stampa cattolica che glielo rimproverava. E poi un libro che... Le colpe dei padri non ricadono sui figli. Le colpe dei padri non ricadono sui figli, anche se lui visse come un signorino. Frequentò l'Università di Bologna vivendo continuativamente all'Hotel Baglioni. Ma queste sono curiosità, poi è un libro che parla molto del rapporto con la moglie, con Vera Modigliani, un rapporto strano, tormentato. Quindi non è un ritratto del tutto agiografico? No, non è solamente un ritratto agiografico. Si occupa pochissimo, terminalmente solo, dell'episodio poi più importante della vita di Matteotti, che tragicamente fu la sua morte. Infatti qua vedo il delitto Matteotti. Poi ci sono sì tanti altri libri su Matteotti. E anche uno di Piero Gobetti, qua piccolino, sì, piccolino. Sì, quello è un libro, sì. Vedo anche che c'è un libro di una biblioteca che dovrei restituire. Direi, anche questo? Sì, no, ormai sì, per uso capione sì, sono suoi? Non bisogna dirlo alla signora che dirige la biblioteca. Le piace D'Annunzio? Alcune cose delle poesie, sì. L'Alcione mi sembra una bellissima raccolta, una bellissima, grandissima poesia. Poi delle cose, anche qualche cosa di romanzi, Piacere, un grande romanzo. Allora, tutto invece qua, ancora, vabbè, qui è tutto veramente ancora molto fascismo, il fallimento del liberalismo. Sì, perché all'altezza dei nostri occhi c'è il fascismo, se fossimo alti 2,5 metri, ecco, sì. Invece vedremmo tutta l'Italia, il Risorgimento, l'Ottocento, di tutte quelle cose che sono i carteggi di Cavour. Qui per esempio c'è un altro libro sull'Italia, lo prendo a caso perché l'ho visto, Italia, vite e avventure di un'idea. Questo è un libro molto bello, fatto da Francesco Bruni, che è un italianista, che ripercorre la, diciamo così, come si vede anche dal titolo di questo capitolo, l'italiano, lingua di cultura, cioè come è nata l'idea d'Italia e che sviluppo ha avuto fino al Settecento. Ecco. E la riflessione sull'Italia e sull'italiano da parte della cultura italiana. E la risposta qual è? Come è nata l'idea d'Italia? Beh, l'idea d'Italia è nata attraverso varie vicissitudini, naturalmente i romani anche adoperavano la parola Italia, non è che si è stato inventato. Ma per esempio gli italiani perché si chiamano italiani e non italiesi, come gli inglesi, i francesi? Perché appunto c'erano stati romani. Allora gli italiani invece chiamarsi italici, si chiamano italiani per via, per diciamo così, attrazione della parola romano. Quando è che si sono incominciati a chiamare italiani, lombardi, veneti, romani, qualcuno li ha chiamati italiani? Non saprei. A un dipresso, intorno a una crociata, insomma, beh, intorno al 1100. Ma esistiamo come idea? Sì, sì. Come paese? Anche come persone fisiche. No, vabbè. L'Italia forse non esiste, chissà se esiste, cos'è.
ma gli italiani invece, quello è sicurissimo. Ah, gli italiani noi ci sono, siamo. Forse non c'è l'Italia. Italia sì, Italia no. Che cosa sta leggendo sulla scrivania ultima? Cioè, sono libri, che libri sono quelli che ci sono qui sopra? Dunque, questi qui sono libri preparati per voi, perché sapevo che dovevate arrivare, che avevate gentilezza. Bisogno. Poi altri invece sono libri che mi servono per delle cose che sto scrivendo. Questo, sì, questo è un libro da cui devo prendere una citazione. Questo è un libro che devo fare, devo recensire. Li legge davvero tutti? Fino all'ultimo, sì. Pagina. Non ho mai, un punto d'onore, non ho mai presentato un libro recensito che non avessi letto dalla prima all'ultima con parola. Con quanta fatica a volte. Devo dire che a volte è dura. Sì, a volte è dura. E invece quelli che aveva preparato per noi? Parte dei miei libri non stanno qui, quindi però insomma, ne ho trovati qualcuno che sono stati senz'altro tra i primi che ho acquistato. Questi sono, lavorare stanca, avrà la morte, avrà i tuoi occhi. Sono due testi famosi di poesie di Pavese. Questo qui è un libro, un romanzo di Vittorini sulla Resistenza, Uomini e No, famoso. Ho comprato tutte le cose comprate all'inizio degli anni 63. 60. Sì. A Sorrento, c'è anche scritto dove? A Sorrento. Tra un bacio. Allora, così, cioè, non mi piacque molto. Oggi lo trovo orribile, ho riletto, lo trovo orribile, bruttissimo. E poi invece queste qui sono cose di Salvemini, Le origini del fascismo in Italia, che sono comprato il 1 giugno del 66. Questo ancora prima, questo è un libro uscito nel 60, io credo che l'ho comprato. Quanto è stata 60. Importante per lei la lettura di Pippo Salvemini? Molto, molto. La mia generazione, poi chi si occupava di un po', come io ho cominciato a fare subito, di storia, Salvemini, Gobetti, Gramsci, così sono state i nostri veri, diciamo, maestri. Credo che queste persone ormai, anzi, sono, non dicono più assolutamente forse nulla. Secondo lei si leggono ancora? No. Missiroli? Questi invece sono dei libri antichi, insomma, vecchi, in varie edizioni. Ecco, per esempio, appunto, questo che è un'antologia di Gobetti che fu fatta subito dopo la sua morte. Infatti nel 27 uscì. E ce l'ho in varie edizioni. Quindi le capita di avere anche lo stesso libro in più edizioni? Beh sì, ma non però perché io sia un bibliofilo, cioè voglio dire, non faccio collezioni di testi particolari, i libri li uso soltanto per, li adopero, ecco, strumenti, insomma, del mestiere. Come strumenti, sì, interesse, ma non la bella edizione, la cosa così, non... E invece quella critica delle costituzioni economiche, perché lei non è che si è occupato solo di storia nel senso stretto, si è occupato di economia. Inizialmente mi sono occupato di storia economica, mi sono laureato appunto con una tesi su una banca che ho fatto con questo signore che si chiamava Ernesto Rossi. No, Ernesto Rossi, con una persona che lavorava con lui all'università, lui invece non era un professore universitario, era un pubblicista, un signore che era stato in prigione 10 anni del fascismo. E firmava con questa Pinocchietto. Come mai? Ma non lo so perché, aveva un'abitudine che aveva preso in prigione, scrivendo alla madre, alla moglie, anche agli amici, di firmare con, forse per tirarsi su d'animo, non so, avendo passato 10 anni in prigione. Invece qui questo bel tomone di Spadolini, gli uomini che fecero l'Italia. Qui c'è un'altra, qui c'è una dedica, anche qui, una dedica di Spadolini. Un anno prima che morisse, perché del agosto del 93. A Ernesto Galli della Doccia, questo libro che continua il nostro lungo e non interrotto dialogo con affettuosa amicizia. Eravate amici? Ci siamo incontrati verso negli anni 80, lui aveva stima verso quello che facevo, lui appunto era il senatore Spadolini, presidente del Consiglio, così. Aveva un ruolo istituzionale. Un ruolo istituzionale, così. Però Spadolini era innanzitutto un professore, ci teneva anche con una certa civetteria, insomma, a far vedere che lui sì, insomma, si occupava, c'era, cioè, il presidente del Consiglio, il ministro di questo e di quest'altro, però insomma rimaneva sempre un professore. La sua identità di base era un'altra. Sì, e allora quindi amava avere rapporti con altri professori, eccetera, eccetera. Spadolini, quasi amici, con Scalfari, c'è la dedica anche qua, me l'ha detto fuori dalle telecamere prima, eccola qua infatti. Sì. Ernesto con amicizia. Sì.
Beh, insomma, Scafari ci conosciamo da moltissimi anni, è una conoscenza, non è un'amicizia. Allora, questa è la stanza invece, dicevamo, dell'Europa a questo punto. Sì. Sì, qui c'è la storia europea in parte e poi parte molto più larga c'è la storia delle idee europee, naturalmente, insomma. La storia delle idee della cultura, diciamo così. Posso andare un attimo qui? Che prima, curiosando fuori a telecamere spente, ho beccato tutta questa sezione. Sì. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Insoldoni, francofortesi. Sì, è vero che si chiamavano così. È vero che ha detto che praticamente sono stati sopravvalutati al tempo, perché sono stati fondamentali. Dunque, per la sua generazione. Io non li ho letti, sì. La mia credo che non li abbia letti. Lo so, non li ho letti. Ma cosa avete letto? Avete letto qualcosa? Oltre a vedere la televisione, molta televisione, questo lo sappiamo. Noi siamo la generazione del drive-in, ecco. Ormai ce lo ridicono continuamente. Vabbè, saltiamo questo. Dunque, i francofortesi. Diciamo che a un certo punto sono sembrati quasi una stella polare dell'interpretazione culturale, anche perfino politica del Novecento. Oggi credo che nessuno più li consideri stelle polari. Alcune cose hanno retto la distanza, il tempo, altre io credo meno. Anche se naturalmente in tutto il pensiero, in ogni autore che ha un pensiero forte, un nucleo di verità in qualche modo rimane sempre, però poi c'è tanta scoria, ecco. Allora, per esempio, io penso che Benjamin non ci la quantità di scorie sono molto Benjamin meno. Benjamin l'ho letto. Benjamin l'ho qualcosa letto. Ho letto. Benjamin, la quantità di scorie è abbastanza piccola. Adorno credo invece, diciamo sì, abbastanza. Horkheimer forse ancora di più, sono alcuni saggi politici di Horkheimer che oggi letti oggi sono un puro delirio, insomma, ecco. Almeno io penso così. Invece facendo. Orwell, come mai passò tutto Orwell? Orwell, ma perché è sempre semplice questione di... c'è un ordine cronologico, c'è un ordine cronologico in genere qui. E allora Orwell è tra gli anni 30 e gli anni 40, mentre invece i francofortesi sono un decennio successivo. Sta lì e invece, ecco, Orwell è, io credo, un autore che... lui non che... è invecchiato, No, non credo che sia invecchiato, naturalmente parlava di cose che oggi non esistono più, tipo non so, il comunismo, però depurando dell'attualità che è diversa, il pensiero di Orwell è un pensiero, mentre non è un pensiero filosofico, non è un pensiero teoretico come invece quello dei francofortesi, quindi è un'altra cosa, è appunto un'altra cultura. La fattoria degli animali? Sì, è un apologo divertente, un grande libro, insomma, una grande idea, ecco. Però mi piacciono molto di più i saggi giornalistici. Omaggio alla Catalogna è molto che un racconto della sua esperienza nella guerra di Spagna, di Orwell, è molto più bello, credo, almeno a me piace di più, chi può dire. Poi quello è un romanzo, sono cose diverse. Sono cose diverse. Anche qua, qui ci sono esempio due romanzi, qui c'è Murray. Sì, quello è appoggiato. Appoggiato, questo sì. È un intruso allora. Sì, Murray è un intruso. Murray è un intruso. Vabbè, ma anche qui c'è D'Annunzio, c'è Il Piacere, qui c'è Giovanni Verga. Sì, quelli sono di una collana, come in tutte questo. Le case in Viceré. Questo l'ho letto, anche questo l'ho visto. Beh, qualcosa abbiamo letto. Sì, sì, appunto. Questo immagino che le piaccia. Le confessioni di un italiano. Sì, è un bel libro. Io ho curato, questi qui sono 10 volumi sulla letteratura italiana dell'Ottocento, curata dal Rizzoli. E stanno tutti quanti qui perché uno di questi libri, Il piccolo mondo antico, io ho scritto l'introduzione. Fogazzaro che era sopravvalutato o sottovalutato secondo lei? Forse un po' sottovalutato. Sottovalutato, esatto, sì. Io amo molto... Fogazzaro, Piccolo mondo antico, anche perché un romanzo che è stato tratto uno dei più bei film, quello di Soldati con Alida Valli. Massimo Serato, insomma, due cose. Insomma. Invece qua dietro c'è, Norberto Bobbio, se non sbaglio, sì, con cui lei Bobbio. Qualche scambio di frecciatine se l'è dato. Sì. E Augusto Del Noce? Augusto Del Noce è l'anti-Bobbio, diciamo così, l'anti-Bobbio. Non solo
Anche se in qualche modo vengono tutti e due a Torino, insomma, hanno avuto una formazione in parte comune. La prima notavo, quando sono passata, che lei è abbonato a una rivista di viaggi? Sì, sono abbonato a una rivista di viaggi, per pigrizia la rinnovo continuamente, ma anche perché è una bella rivista. E poi, non viaggiando moltissimo, viaggio sulla carta. Lì poi ce ne sono altre, c'è il diritto. Lì c'è un intruso nell'angolo. Cioè? Vedo Michael Crichton, può essere? Ah, sì, beh, sì, sì, fantascienza. Lei legge qualcosa, amo fantascienza. Allora, sì, amo fantascienza, moltissimo. Ludico, diciamo così. Sì, sì. Thriller, legger thriller, tutte queste cose qua, non sì, fantascienza. Stephen King, Michael Crichton, poi la fantascienza Bradbury, Asimov, insomma, le piace vedere oltre il passato anche il futuro, mi sembra di capire. Beh, sì, 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 si può mettere così. In cima lì, siccome questa è una cosa riguarda la storia delle idee in Europa, così, naturalmente cominciamo con l'antica Grecia. E quindi poi giù a venire, qui c'è tutto l'illuminismo, Chateaubriand, poi Hegel, Kant, Nietzsche, poi anche i francesi, Guizot. Ma uno quanto dovrebbe leggere? Lei legge un libro al giorno di media, lo so, è una specie certo, di forza della natura. Non si legge mai abbastanza, c'è anche un problema per scegliere i libri che si leggono. Vogliamo vedere qual è l'ultima stanza? Sì. Andiamo di qua? Il letto l'ha tenuto? Questo è un bellissimo letto napoletano dell'Ottocento. Io poi appunto leggo, studio muovendomi moltissimo e quindi a volte mettendomi anche sul letto. Un divano andrebbe bene lo stesso. Però questo ha un valore affettivo. Sì. Allora, letteratura italiana. Silone, Pasolini. Sì, questa è una parte. Tanto Pasolini, Tanto Pasolini, tanto sì, Pasolini, perché. Sì. Petrolio, dialoghi, passione, ideologia, il saggio sulla politica, sulla società. Sì, è un poeta che ho amato moltissimo. Più negli poeta anni 70... o più il pensatore politico? Anche più il poeta, più il poeta. Penso che una poesia come Le cene di Gramsci, insomma, sia una grande poesia. E tutto questo Meneghello? Meneghello è un altro scrittore che amo moltissimo. Qui non ci sono forse le due cose che amo di più di Meneghello, che sono Fiori italiani e forse e nel piccoli meridiano, i piccoli maestri. Sono due cose bellissime. I piccoli maestri forse è la cosa più bella sulla resistenza che sia stata scritta, credo. Forse diciamo che Fenoglio e i piccoli maestri di Meneghello sono le due cose più belle. Più problematiche, più con assenza di retorica radicale, e quindi sono delle cose molto convincenti. Senta, posso chiederle questo invece, che cos'è Umoristi del Novecento? Guardi, questo credo che sia il primo libro che mi è stato regalato, perché mi è stato regalato nel 1960, è una raccolta di brani sì. Di brani di umoristi italiani curati da Bertolucci. Eccolo da qua, Attilio Bertolucci. E ci sono, ma non so se sono, no, non soltanto, anche spagnoli, americani, francesi, vedo, eccoli qua, sì, italiani. Gandolin, Petrolini, Campanile, Gadda, Buzzati, quindi insomma un'interpretazione larga del termine. Molto larga, sì, del termine umorista. Sì. Questo allora me l'ha regalato, dopo me lo deve firmare. Sì, l'ha curato lei. Sì. Poesia civile e politica dell'Italia del Novecento. Testimonia del mio interesse appunto per la letteratura, per la poesia in particolare. Penso appunto che il nesso con la politica, con la storia civile in generale dell'Italia sia molto forte, insomma. Un po' c'è nella letteratura, non soltanto quella italiana, ma forse quella italiana però un pochino più di altre, insomma. Ecco. Prima di andare a fare il gioco dei finali, a parte che passando vedo Mughini, ancora Spadolini, poi c'è Panza, qua c'è tutti quei pensatori, insomma, gli storici di cui abbiamo parlato prima, Croce, Gentile, Salvemini, Gobetti, andiamo un po' a tempi più recenti, conosco. Sì, perché poi a un certo punto invece ci sta la storia d'Italia degli anni 70-80, insomma, il terrorismo, Craxi, Berlinguer,
l'evoluzione della politica italiana in quegli anni lì, insomma, 70-80. Perché invece quel berlusconismo là è scritto col pennarello? Perché è una tesi di laurea e allora, siccome in genere non c'è scritto nulla sul dorso, ce l'ho messo io appiccicando. Parla di una tesi che feci fare sulla reazione della stampa quando Berlusconi scese in campo nel 94. Come fu accolto? Come fu accolto? Malissimo, sostanzialmente piuttosto male. Allora, questo è il nostro gioco finale. Io le leggo tre finali di libri che dovrebbero in qualche modo avere un filo rosso con lei, alla sua formazione, al suo pensiero. Se ne sceglie uno, bene, se non ne sceglie nessuno, io le butto giù dalla finestra perché abbiamo sbagliato e se no vediamo che succede. Allora, il primo è Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana, un libro che, insomma, questo l'hanno letto anche quelli della mia generazione. Sì, lo so, si legge nelle scuole. Questo si legge a scuola, sì. Allora, abbiamo scelto una lettera che è di una partigiana che si chiamava Irma Marchiani, che è stata condannata a morte, insomma, ovviamente. Scrive dalla prigione di Pavullo ed è il 44, il 26 novembre del 44. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, ti dico a te salute e baci a tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria per la quale ho combattuto e ora sono qui. Fra poco non sarò più, ma muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e baci dal tuo e vostro Paggetto. Il secondo è Carlo Cattaneo, L'insurrezione di Milano. Poco importa che il telegrafo ingiunga ai docili e silenziosi dipartimenti il comando di un imperatore o di un re o di un presidente. Il destino della moltitudine dei francesi, fuori della cerchia di Parigi, fu sempre l'obbedienza ed è una dura necessità per conservare a fronte dell'Europa, l'unità militare. Ma in mezzo a un'Europa tutta libera e tutta amica, l'unità soldatesca potrà far luogo alla popolare libertà e l'edificio costrutto dai re e dagli imperatori potrà rifarsi sul puro modello americano. Il principio della nazionalità, provocato e ingigantito dalla stessa oppressione militare che anela a distruggerlo, dissolverà i fortuiti imperi dell'Europa orientale e li tramuterà in federazione di popoli liberi. Avremo pace vera quando avremo gli Stati Uniti d'Europa. Ultimo, Edmondo Berselli, Sinistrati, storia sentimentale di una catastrofe politica, ovvero la riflessione che Berselli ha fatto sul suo essere di sinistra, con tutti i ripensamenti del caso. E il finale è questo. Sinistri si nasce, con quel che segue, fermato Totò. Quindi asciughiamoci gli occhi, rimettiamo in moto il cervello e diamoci da fare. Tanto non si esce dalla propria natura, non si sfugge dalla propria psicologia. Sinistri si nasce e anch'io, modestamente, lo nacco. Direi allora l'ultimo. Sinistri si nasce? Sinistri si nasce, sì, siamo tutti di sinistra. Siamo tutti nati di sinistra e in qualche modo lo siamo sempre rimasti. Anche se magari non lo siamo più. Che cos'è che non ha funzionato? In genere la sinistra tende a pensare che il mondo sia più semplice di quanto è. E a farla semplice, invece le cose nel mondo sono maledettamente complicate. E poi l'altra cosa che non ha funzionato è che la sinistra pensa sempre di essere più buona della destra, di essere più generosa, più intelligente, più educata, più civica. Quindi c'è un peccato di presunzione. Se uno incomincia a fare questi ragionamenti, allora sì, è nato di sinistra, ma si dice che poi appunto la sinistra è sinistrata e che quindi forse diciamo così, è opportuno girare lo sguardo altrove, diciamo così. Grazie, professore. Grazie a lei, grazie a voi. Quando Antonio Abruzzi guardava in giro, constatava che la sua vita poteva essere divisa in metà. La gamba di La gamba di Giacomo 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 di